Ma chi c'ha voglia di filmare con sto tempo di merda? Ragazzi, è passato ormai un bel po' di tempo da quando abbiamo costruito il nuovo salto del mulce. Avete visto il video, mi raccomando. Guardate il video, dov'è che è il video? Qua! Ben qua. Eccolo lì. Però, come potete ben notare, ancora il boner log, la struttura, la passerella di legno con la piatta dritta che c'era, che abbiamo distrutto proprio quando abbiamo ricostruito il mulce, perché era marcia da far schifo. Ormai c'erano veramente dentro il legno le larve. Infatti, ragazzi, ecco a voi il nuovo boner log. Sarebbe troppo bello, ragazzi, se dovessimo semplicemente già montare il boner con questo legno. Ma prima va verniciato, va impregnato. Gli dobbiamo mettere su uno strato protettivo perché deve durare nel tempo. Quella vernice nera che avevamo messo sulle vecchie rampe, ecco, non era semplicemente colore perché ci piaceva fare le rampe nere, ma era una sorta di vernice catramosa che serve proprio a isolare il legno da tutte le intemperie. Però c'è un piccolo problema di questa vernice, ragazzi. Derivando dal catrame, se la tocchi... No, infatti, per proteggerci, ecco voi, ragazzi, Riss. Niente, ragazzi, adesso iniziamo a verniciare le travi, tutte le assi. Io ve lo dico, anche se fate tanta attenzione, vi sporcherete un botto. Uomo avvisato, mezzo salvato, eh. Verniciare tutte le travi e le assi, ragazzi. Vediamo tra qualche giorno. Non la metti la mano sull'obiettivo? No. No, niente mano sull'obiettivo. Totally disappointed. Dopo, per te. Ragazzi, dopo un paio di settimane siamo tornati al park per finire quello che abbiamo iniziato. Il meteo è cambiato notevolmente, adesso sembra primavera. Il park ha iniziato a asciugare veramente bene. Ho qua l'ingegnere. Operaio specializzato, prego. Va bene, procediamo? Sì, partiamo da lì, andiamo. Niente, ragazzi, Mauro è venuto come al solito ad aiutarci nei lavori, siccome è sicuramente più esperto e bravo di noi. Ha portato la macchina infernale. Noi adesso andremo a tagliare prima i due fianchi per poi unirli. E poi completeremo la struttura mettendo assi, travetti, rinforzi, eccetera, eccetera. Ma ho una domanda, aspetta, per iniziare, fondamentale. Cosa vuol dire boner log? La traduzione, prendiamo, aspetta, prendiamo, no, perché io so cosa vuol dire. Boner log, ecco qua il significato. Ha veramente questo significato, perché alla fine la struttura che andiamo a costruire è in piedi così, dritta, di legno. Punta. Vabbè. Fammi vedere, scusa. Ah, non lo so, ma... Donna Ikea, levati, bro. Lui mi sembra un po' incazzato. Sai cosa puoi fare, Tino, vero? Dai, diglielo. Mi fa culo. Allora, i lavori procedono, ragazzi. Abbiamo iniziato a montare la struttura di base. Adesso metteremo le lunghe diagonali. Chi fa l'equilibrista? Il pompiere, paura non ne ha! Ragazzi, è molto importante mettere sempre nelle strutture, non soltanto il telaio esterno, ma mettere delle diagonali per rendere tutto il più stabile. Solitamente si cerca di creare triangoli proprio perché sono le strutture più statiche. Mio papà ingegnere lo sa bene. Adesso mettiamo tutte le assi, postiamo la terra e poi finalmente possiamo provarlo. Va qui che bella bestia, oh! Comunque ti sei accorto, Mauro, che in tutti i lavori del parco non c'è mai l'arboreto? No, io non volevo dirlo, No. Però, cazzo, raga, è vero. Ma secondo te perché? Perché trova sempre una scusa più del diavolo, chiaro. E di sicuro, però, dopo tutta sta costruzione vi sarete chiesti: ma cosa cazzo serve il boner? Perché avete costruito una rampa piazza se avete già le rampe curve, raggiate? In realtà è proprio utile per i contest, perché in tante gare è presente proprio questa struttura. Per chi non è magari del settore, non sa e non capisce che fare un trick da una struttura piatta rispetto a una struttura che spinge, già un backflip, un semplice backflip, immaginatevi la rampa curva vi aiuta già a farlo, la rampa piatta
è proprio tutta un'altra tecnica per fare qualsiasi trick. Non è detto che se sapete fare un trick sulla rampa raggiata, poi lo sapete fare di conseguenza dal boner rope. Non lo usiamo tanto spesso perché ovviamente è più divertente girare su rampe curve, però è veramente molto utile avercelo proprio in previsione dei contest, siccome ogni tanto vorrei rifare i trick dal boner, siccome poi quelli che ci sono alle gare sono ancora più grossi di questo. L'ultima volta che ho fregato, perché ho provato io il salto quando abbiamo costruito tutti il mulch nuovo. Questa volta sono fregato perché è la cosa più difficile. Esatto. Questa volta niente, lo mandiamo. Non solo, perché se non va bene prendo botte io, perché questo pezzo l'ho battuto io. Ha già parlato troppo. Pazzo. Vado a fare una cosa. Ma è in castigo, bravo. Ragazzi, prima della session di solito vi faccio vedere sempre barrette, snack eccetera, ma in realtà bevo anche integratore di Foodspring. La cosa figa è che sembra la scienza, ma sicuramente l'avrete già visto, che esistono contenitori del genere, ma per me rimane comunque una enorme novità. Ragazzi, integrate. Ma c'è lo sconto. Ah bravo, c'è lo sconto. C'è lo sconto, mi subito allora. Faraone 15% subito. Di sconto. Speed check. E via di là. Oh, ecco, questa è la cosa più pericolosa. Pedalata sempre in discesa, pedalata in piano. Una, e il primo giro addirittura, okay. Ne darei quasi due qui. Ah ok, per essere sicuro che al massimo lo copi. Bravo, quando arrivi su, quando arrivo su che vedo che sono alto. La campana solita che suona nel momento giusto. Eccolo. First test. Collata. Minchia, l'hai tirata su di bestia. Vabbè, sono entrato un po' anche lentino. Poi l'in run della connessione che abbiamo fatto è molle. Morale da favola. Andiamo. Beh, però potrei partire da lì sopra. Parto da lì sopra, così faccio le due curve. Così ho più velocità. Penso funzioni. Ah, non funziona così. Vai, io ci provo. Vedi, devi fare la curva. Oh cazzo, è stretta la curva. E adesso sì che c'ho velocità. Sono lento! Sono lento! C'è il raccordo in terra che è sbagliato. Ti fa perdere troppa velocità. Aspetta che adesso lo guardo. Il valichio ste... Oh! Cioè, qua sale. Però vedi, fai due gradini adesso. Sì, è da scavare. In realtà, qua c'è da andare sotto un bel pezzo. Esatto, è da scavare lì. Prima raccordo era decisamente con la dirt sbagliato. C'era veramente tanto gradino, cioè tanto che quasi quando entravi nel legno ti si alzava la ruota avanti per il colpo. Adesso vediamo se è un po' più liscio, lineare. Ah beh, adesso ok. Adesso assomiglia di più a prima. No, il raccordo fa veramente la vita, Maurella. Adesso quando l'ha fatto, la bici non ha più fatto sul raccordo tutum, cioè due colpi. Adesso è andata su. Costruire i salti nella maniera corretta è questo, nel senso, già soltanto una leggerissima differenza del raccordo in terra fa cambiare da così a così un salto. Perché poi certe piccolezze in un salto così grosso fanno proprio la differenza. Come noi ad esempio adesso arrivavamo corti perché era proprio l'ingresso bloccava, che ci faceva perdere tutta la velocità, anzi scordinandoci anche sul boner dopo. Esatto. Si può dire che almeno giriamo da 10 15. anni, 12 anni, che cazzo ne so, da un botto, a qualcosa almeno l'abbiamo capito. Beh, almeno un raccordo abbiamo imparato a capire che è sbagliato. Esatto. Cioè poco, poco ma piuttosto che le mie piuttosto. Andiamo. Prima che avevamo un landing veramente veramente corto, prima io cosa facevo per fare i trick? Molto spesso apposta arrivavo lungo. Adesso invece che si entra più veloce, quest'aria c'è, però si atterra in cima. Triple l'ho fatto solo una volta. Madonna, era incazzato nero, Sai cosa non ho mai fatto al boner? Tre whip non l'ho mai fatto, però voglio farlo.
paper, do my put my crown on crown on paper. Dying, look the deputy mad in my brown, brown, brown. Primo, non l'ho mai fatto dal boner. Va bene, inauguro il flip. Sai anche cosa non ho mai fatto dal boner? Flip bar. Dai, subito, senza pensarci due volte. Esco tu. Ah, potevo farne due. Nuovo! Lo sappiamo tutti e due che cosa manca. Ne ha fatti tutti. Beh, anzi, ne ha fatti anche due nuovi. Ne ha fatti due nuovi. E inaugurare, bisogna inaugurare. Vai. Bisogna. È un po', che non lo faccio. Dai, cazzo. Porco zio, mi è entrato il piede nei raggi quando sono atterrato qua. Che rischio mortale! Comunque qua è molto più peso che farlo ai contest, perché è piccolo, velocissimo. Al Maurello l'altro giorno ha flippato il dietro dell'atterraggio, cioè dell'erba sintetica, che è come flippare da un boner più o meno, però è un pochino più incazzato il dietro dell'atterraggio, quindi un pelino più facile. Lui vorrebbe farlo dal boner vero e mi ha chiesto: sai che me ne fai uno dietro anche te sull'erba, così mi dici è uguale, è diverso, di qua di là. Fammene vedere uno, prego. Oh, non l'ho neanche provato, quindi non so neanche come spinge. Io tiro. Quel che succede, succede. Ah, ti dico, se mi chiudevo facevo double flip. No, sai che cosa? La spinta da boner però aiuta tanto che la fine proprio cambia la fine. Senti proprio. Io ho sentito adesso proprio che ho fatto tum, minchia, la fine ho fatto proprio boom. Ma io quello che non faccio, che tu fai, è che arrivi e fai questo, pam, e scoppi, e invece no, resto basso. Imparare a pompare quello, esatto, perché se pompo quello, se poppo quello non ho problemi dopo, perché comunque ho la poppata, ho più aria, sono sicuro. Adesso vi faccio vedere, confrontate un suo vecchio flip di prima e un flip adesso, quanto cavolo va più alto poppando nella maniera corretta. No, hai chiuso il culo. Eccolo. Che bello. C'è differenza, Molto molto bello. Questo era bello, ragazzi. Se lo dice Martino con la nuova permanente. Permane. 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 Complimenti. Permani. Ma quando è che farai il boner? Presto. Allora, prima devo provare un po' più convinto. Tanti anni or sono c'era la guerra dei 360, vinta palesemente da Tino. Allora, il problema è che se Albi era delle ingheppate, quindi vuol dire che se perdo contro Albi vuol dire che atterro dentro il boner. Cioè, non è quello il problema. Allora, prossimamente dovremo vedere la sfida sul boner log. Non so, cioè, caso, delle mozzarelle, perché ragazzi, loro pedalano... Lui, l'albore, pedalano tutti come dei morti proprio quando devono fare. Comunque, boner log veramente fighissimo. Sono particolarmente contento di aver rifatto flip whip, perché era veramente tanto che non lo facevo. Siccome l'anno scorso nei contest non l'ho fatto, ma comunque un salto abbastanza piccolo, quindi bisogna far tutto di fretta. Ma è venuto decente, quindi direi che... soddisfatti. Come l'altra volta, cosa che hai detto? A me non mi hai rimborsato niente nessuno, esatto. Quindi non so te. Niente ragazzi, basta, mi sono rotto le palle, adesso... Ciao!